Riccardo Cristiano, Liberi.tv, decima marcia internazionale per la libertà e le minoranze dei popoli oppressi. Volevo chiedere al senatore Luigi Compagna quanto è importante essere qui oggi per essere vicini appunto alle minoranze, che queste minoranze poi in fondo ci sono molto vicine, potremmo essere anche noi stessi minoranza fondamentalmente. Ma c'è anche qualche cosa di più. La bella abitudine di questa marcia Società Libera ce l'ha da qualche anno e direi che grazie all'appuntamento di questa marcia noi possiamo veramente rendere onore alla grande intuizione, io a suo tempo non l'avevo del tutto capito, di Marco Pannella. Quale? Le minoranze, sì certo, ma soprattutto portare la dimensione del transnazionale nella politica nazionale. Da questo punto di vista Marco Pannella guardava più avanti del suo tempo, della sua generazione, a maggior ragione della mia. Cioè noi che eravamo cresciuti in una cultura politica nazionale fatta di est e di ovest, di atlantismo e di comunismo, di anticomunismo e antiatlantismo, non ci eravamo adeguatamente resi conto che questi punti di riferimento, che erano stati importantissimi, ormai vacillavano. È uno dei popoli per i quali oggi ci si richiama l'Iran, ma la questione iraniana è una questione complicatissima. Può darsi che Trump si sia mosso questi ultimi 15 giorni in modo scomposto. Beh, però mica si poteva fare come si è fatto in 8 anni di Obama, del diritto al nucleare e del diritto all'antisemitismo le incontestate priorità che l'Occidente consentiva all'Iran. Da questo punto di vista, lo dice bene stamattina intervistato da un quotidiano un vecchio amico di Marco Pannella, l'ambasciatore Conte Giulio Terzi di Sant'Agata, l'atteggiamento europeo della nostra Mogherini dovunque e comunque all'inseguimento servile dei turbanti atomici per affari suo design confindustriali che poi si realizzano e non si realizzano, è francamente ridicola. Molto meglio allora la marcia per la libertà di Società Libera. E poi minoranze, ma minoranze, il caso degli uiguri, di questa minoranza del Turkmenistan sottoposta alle angherie di uno statuto speciale di autonomia che i cinesi non sembrano avere intenzione di rispettare del tutto. E anche lì, come prima ti dicevo, del servilismo della Mogherini verso i turbanti atomici, francamente io non è che volessi un giornalismo sul congresso cinese fatto di jacuzzi, però c'era un'atmosfera intinta nel servilismo dell'affarismo. E l'Italia è un paese dove non abbiamo più studiosi di rilievo internazionale, non abbiamo gente che ci sa raccontare il congresso del Partito Comunista Cinese, e quindi ti viene una certa nostalgia per quella dimensione transnazionale che il grande giornalismo dei Bettiza e dei Yonkei riusciva a comunicare ai lettori. E quindi nel nostro piccolo la marcia di oggi è un segnale, è una lucetta che almeno ogni anno in queste ultime giornate di ottobre si accende. Io ringrazio davvero il senatore Luigi Compagna per il suo contributo e gli auguro buona marcia come tutti gli anni. Liberi.tv, Riccardo Cristiano, Roma.